la 12ª giornata qui del BNL a Treviso e neanche la pioggia ci ferma. Qui con noi Edoardo Sarrella di Bassano. Edoardo, qual è stato il tuo primo pensiero oggi dopo la partita? Beh, oggi ho giocato un buon match, anche se il risultato è venuto abbastanza agevole dalla mia parte. E subito finito il match ho parlato con l'allenatore, pronti già per affrontare la prossima partita. Bene, quali sono le tue aspettative da questo torneo? Sicuramente l'obiettivo è quello di far bene, quindi di arrivare in zona Montepremi e se possibile qualificarsi. Purtroppo nella mia strada c'è un probabile derby, il prossimo turno, e vediamo quello che succederà. Chi sarebbe? Contro Gabrielli, se dovesse vincere, è in campo in questo momento. Bene. Una domanda, secondo te un giovane che si approccia per la prima volta allo sport, perché dovrebbe scegliere il tennis? Beh, il tennis è una scuola di vita perché comunque stai a contatto con tante persone, hai la possibilità di girare il mondo, di conoscere altre culture anche, se si ha la fortuna di, appunto, di poter proseguire. Quindi è un buon sport, sicuramente. Grazie, in bocca al lupo. Crepi. Qui con noi il trevigiano Matteo Morfia, 2-3. Matteo, sei soddisfatto della tua partita di oggi? Ciao a tutti intanto. Guarda, ho giocato contro un avversario molto solido, ho perso 7-6-7-6. Devo dire che non ero in forma sbagliante, avevo un problema al tibiale, però sono sceso in campo comunque perché volevo provare a far bene qui vicino a casa mia, ci tenevo tanto e mi dispiace un sacco. Adesso sono ancora dentro nel doppio, che giocherò giovedì e speriamo, domani seduto di fisioterapia, speriamo di essere almeno all'80% per il doppio. Benissimo. Qual è la tua superficie da giocare preferita? Ma io preferisco sicuramente le superfici veloci, rapide, anche perché credo di servire abbastanza bene. E comunque anche la terra indoor mi piace molto. Tu giochi ancora all'estero, Matteo? No, sono ormai da 2 anni che gioco soltanto a livello nazionale. E la mattina mi alleno e il pomeriggio faccio qualche lezione, ecco, quindi sto in Italia, non esco più, diciamo, all'estero. Grazie, in bocca al lupo per giovedì. Grazie, grazie mille, ciao a tutti. Martedì di pioggia, quello all'Our Tennis Club Treviso che si è svolto con le prequalificazioni internazionali BNL d'Italia. Vince Intraset, ragazzi, su Rampazzo, 6-2, 4-6, 6-1. Martellato Alberto, alla meglio, su Carlo De Nardi, il trevigiano, per 7-6, 6-4. Vittoria anche per Barretta Francesco nella terza categoria, il tabellone ricordiamo che regalerà un posto alle finali nazionali durante il Foro Italico. Nicola Gadin, 2-2, vince in 2-7 su Tommaso Lago, 6-4, 6-4. Marco Berganin continua la sua crescita e vince su De Rosa Marco per 6-4, 6-1. Match combattuto, Morfia Giorgetti, alla meglio Giorgetti, 7-6, 7-6. Altra bella partita tra Corioni e Gabrielli, con Gabrielli che vince 6-4, 7-5. Si ritira Biasiolo, quindi passa Sardella, 6-0, 5-2 ritta. Match intenso, Salviato Cavestro, vince Salviato, 6-2, 7-6. Non ce la fa il trevigiano Valentino, perde contro Bronzetti 3-6, 6-1, 6-4. A quest'oggi in campo Matteo Viola dalle ore 14.